Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video di questo fantastico, incredibile, no questo è il finale, ok, allora di questo fantastico, incredibile, stupendo canale, che mi viene proprio così, questo canale è troppo bello, è troppo figo, so di parte un pochettino. Allora ragazzi, oggi faccio un video che lo potrei chiamare video incoerenza, perché oggi voglio dimostrarvi che sono incoerente. Perché sono incoerente? Perché oggi vi faccio vedere la nuova Rapunzel e Flynn Fairy Tale. Chi mi segue magari si ricorderà che ho detto che noi abbiamo le prime 20 Fairy Tale e dopodiché quest'ultima serie non l'avremmo presa. Non l'avremmo presa perché hanno aumentato il prezzo e diminuito la qualità. Poi succedono vari eventi nella vita, come un compleanno di qualcuno, una passione spudorata, sfegatata per Rapunzel dall'altra parte e un prezzo stracciato trovato per una serie di sconti che si sono verificati. Fatto sta che l'abbiamo presa. Abbiamo preso Rapunzel e Flynn Fairy Tale nuove. Però l'abbiamo presa perché era un prezzo veramente molto basso. Uno. Due, oggi qui su questo canale, su questo fantastico canale, avrete l'occasione di vedere questa qui raffrontata con le altre due Fairy Tale e quindi potrete toccare con mano e decidere voi, perché siete solo voi che potete decidere se questa serie è scesa di qualità o se la qualità è la stessa. Non credete a me, credete solo ai vostri occhi. Eccolo qua, questo è il bussolotto della nuova Fairy Tale Designer Collection. Perché il bussolotto? Perché poi vedrete che è molto più grande la teca delle Fairy Tale precedenti. Quindi hanno cambiato la forma, hanno aumentato il prezzo, hanno diminuito la qualità, hanno fatto un gran casino. Ok, io questa l'ho presa solo per voi, solo per farvi fare questo raffronto, ragazzi. No, non è vero perché già ve l'ho detto, però potete fare questo raffronto e questo canale è qui per servirvi. Allora, vi faccio vedere, questa è la copertina. Dietro vi faccio vedere tutta la descrizione, come per sempre su tutte le Fairy Tale, tutte le bambole a tiratura limitata. Dietro c'è il prezzo, c'è tutta la descrizione delle Fairy Tale. Il prezzo non c'è perché sulle limited del prezzo non c'è. E quindi questa è tutta la descrizione dei ricami, dei tessuti. Insomma, stanno provando a incartarcela. E allora credo che finalmente ragazzi e ragazze, donne e bambini, uomini, conigli, cani, gatti, leprotti, siamo pronti per sollevare la copertura? Sì, siamo pronti, la solleviamo. Eccola qua. Eccola qui. Allora, devo dire che la cosa che mi piace molto di questa serie è che è la situazione, è la scena. Perché la scena è forse la più carina di tutto il film. Cioè quella in cui appunto Rapunzel... Vabbè, non vi dovrò mica spiegare la scena di Rapunzel, no? Cioè se siete qui e state guardando questo film... Chi? Ah, aspettate, ce ne sono due lì in fondo che non hanno visto Rapunzel. Intanto stasera annullate tutti gli impegni e vedete Rapunzel perché è bellissimo. E poi vi dico che c'è la scena in cui Flynn si introduce nella torre di Rapunzel, lei non conoscendolo lo lega con i capelli e lo minaccia con una padella. Quindi la scena è molto carina. Però vi faccio vedere, se guardate i dettagli, allora guardando solo questa probabilmente non ci si accorge della qualità che magari è scesa, perché comunque il vestito è ricamato, perché comunque la bambola sembra fatta bene. E a parte il fatto che vi faccio vedere qui dietro l'arcolaio, 130 euro, magari un arcolaio di plastica ce lo potevate mettere, perché quel coso di cartone fa veramente tristezza. E a parte il fatto, vi sembra anche a voi che Flynn sembri Zorro? È vestito, sembra Don Diego quando non è Zorro. E devo dire che tra l'altro secondo me anche Pascal si è un po' dimagrito o vedo sciupato. Quindi cioè 30 euro, 130 euro non gli date nemmeno da mangiare a Pascal. Un'altra cosa che vi volevo far vedere, che a me è dispiaciuta tantissimo, è che questi fregi qui, e poi ve li farò vedere sulle altre, prima erano in rilievo, adesso sono stampati. Cioè abbiamo risparmiato su tutto. Dietro vi faccio vedere, questa è la 5469 di 6000. Questo è il certificato di autenticità. Però già solo questo stampato, insomma ragazzi, sono dei particolari che mi fanno pensare appunto che probabilmente tutta la serie non la prenderemo. E visto che ho detto così, fra poco vedrete tutta la serie. No, scherzo, questa l'abbiamo presa perché è un caso, è un'eccezione. È stata una fortuita coincidenza di corpi astrali che si sono intrecciati sotto Urano e incrociavano col Sagittario.
Allora, con questo primo confronto già vinco 6-0, perché già in questa edizione qui, intanto guardate il sotto, dove i fregi sono in 3D, sono in rilievo e non sono stampati, ma guardate il viso di Rapunzel, cioè guardate le ciglia, qui c'ha le ciglia vere, qui ce l'ha disegnate, il vestito, guardate i ricami sul vestito, sia sotto che sopra, guardate i capelli che cosa ha tra i capelli. Questi, praticamente ragazzi, questa è la Classic con un vestito leggermente ricamato, solo che me la fai pagare 130 euro. Cioè ragazzi, ce le avete davanti, le differenze io non credo neanche di dovervelo dire, cioè sono evidenti, sono palesi. Tra l'altro questa è quella con Madre Gothel, la prossima che vi faccio vedere è con Flynn, quindi vi renderete conto anche di Flynn, della differenza insomma, però già così mi sembra che il confronto sia vinto 6-0, ma aggiungiamoci anche quella con Flynn. Ragazzi, se prima con la prima coppia avevo vinto 6-0, qui vinco 12-0. Adesso ce le avete tutti e tre. Scusate ragazzi, ma quale canale vi fa vedere tutte e tre le Fairy Tail di Rapunzel insieme per farvi fare un raffronto? Solo questo fantastico canale. Diffondetelo, fatelo sapere alla gente, perché c'è gente poverina, c'è gente disperata, poverina al mondo, che non conosce questo canale. Ok ragazzi, allora, niente, io non credo che posso anche smettere di parlare. Ve le faccio vedere, tirate voi le somme. Queste costavano 120 euro l'una, questa costa 130 euro, i ricami sono finti, la bambola è fatta, è una qualità inferiore, il vestito ha una qualità inferiore, gli accessori hanno una qualità inferiore, e quindi, ma si vede a occhio nudo, cioè insomma è palese la bellezza di questa. Tra l'altro questa linea di Fairy Tail per la prima volta nella storia sono tutte disponibili online e sono tutte disponibili nei negozi ancora a settimane dall'uscita ufficiale, quindi probabilmente il mio hashtag che promuovo da tempo, sono collezionista, non sono un cretino, sta prendendo piede, probabilmente la gente si rende conto che non andiamo a rubare e che quindi se mi chiedi 130 euro non puoi diminuire la qualità in maniera drastica. Bella, perché è bella, cioè se la raffrontiamo con, che ne so, le bambole della Mattel che ci sono dal supermercato, ovviamente è una bellissima bambola a tiratura limitata, ma chi è collezionista e chi ha comprato quelle precedenti non può scendere a questi compromessi. Ma poi un'altra cosa, ma signora Disney, ma mamma Disney, ma in questa padella due uova al tegamino ce le vuoi mettere? Tra l'altro ragazzi, guardate, queste sono la stessa serie, queste sono le manie da collezionisti che loro non capiscono. Guardate il carattere con cui è scritta la scritta lì sotto, guardate il carattere con cui è scritta questa qui e guardate questa. Cioè io ho una serie da tre, le metto tutte vicine, mi hai cambiato la scatola, la grandezza della scatola e va bene perché metti lui seduto sulla poltrona, ma mi cambi anche la grafica e il carattere della scritta? Cioè dillo, allora chiamale in un'altra maniera. Allora chiamale, dice ho fatto le pulciose tail, perché sono da pulciosi, faccio le pulciose tail, è un altro discorso insomma. Vabbè ragazzi, io mi sono sacrificato per voi e l'ho presa per farvi fare questo confronto, per farvi vedere che però effettivamente ragazzi, cioè viste tutte e tre insieme, ripeto, bella, carina, perché ripeto, vicino alle altre bambole del supermercato o di altre cose sicuramente è superiore, però chi le colleziona e chi è collezionista si rende conto che c'è una differenza abissale. Vi dico un'altra cosa ragazzi, queste due hanno il pizzo e chi si intende un pochino di bambole, di stoffe eccetera eccetera, il pizzo costa, quindi anche questo ti fa capire anche sui materiali hanno risparmiato. E un'altra cosa, io ovviamente non le aprirò mai, non le deboxerò mai, perché per me cose da collezione, tiratura limitata, numerate eccetera eccetera, vanno lasciate così perché perdono il 70% del valore, poi ognuno ci fa quello che vuole, ci mancherebbe, però io non le deboxerò mai. E chi le ha deboxate però ha notato che anche lo snodo della testa, i capelli che si perdono, la bambola perde i capelli, lo snodo della testa è molto più leggero e quindi la bambola sembra tipo esorcista. Insomma, anche chi le ha aperte si è accorto che proprio toccandole, avendole in mano, la qualità anche proprio della bambola, della parte in plastica, è notevolmente cambiata. Ok ragazzi, e allora io, le tre Rapunzel, i due Flynn e la Madre Gothel, speriamo che questo video vi sia piaciuto.
Io nell'info box qui sotto vi lascio la pagina Instagram e la pagina Facebook del canale. Vi ricordo che dal 15 dovrebbe partire un contest spettacolare, che sarà il contest di Natale, il giveaway di Natale, che si chiuderà appunto la notte di Natale. E niente, vi lascio alle riflessioni su queste bambole, su questa nuova serie Fairy Tail. Ditemi nei commenti che cosa ne pensate, se c'ho ragione io, se mi sto sbagliando, perché magari mi sto sbagliando, però adesso le avete viste tutte insieme, quindi non è una cosa che io vi sto dicendo pensate che vi da... no, ce le avete tutti e tre, le avete viste tutti e tre, adesso mi potete dare un giudizio. E noi ci vediamo al prossimo video di questo fantastico, incredibile, stupendo, meraviglioso canale. Ciao ragazzi.